Di Prada, metti un giorno due strade in un clima da grande città, senza essere troppo invadente, ma con piglio deciso e possente, appoggiai la mia mano al tuo culo viaggiando sul tram. E che cosa mi spinse a quel gesto inconsulto? Quel giorno non so cosa vuoi, so che tira più un dedo di figa che un canto di fuori. Come ti quando ti la vedo, e la tua vita. E si sa che è una linea sottile. Stare pronti a cercare un momento di pace e relax. Che amarezza restare da solo. Sentirò nostalgia del tuo. C'è speranza. Pelo. Non pretendo un romanzo, ma almeno spediscimi un fax. E dai! Cosa mi spinge a cercare il tuo viso? Ogni giorno non so cosa vuoi, so che tira più un velo di figa e un canto di fuori. Che cosa stai leggendo? L'objet è morto. Quando l'occhio umano finalmente lo vedrà, succederanno cose impreviste e imprevedibili. Franco dice che a certe domande non rispondono. Sai cosa gli direi io? No. Voi che siete così evoluti, che girate con le vostre astronavi per l'universo, siete felici? Chi è? La televisione dice che ci sono grosse novità. 2, 8, 6. E domani chissà cosa accadrà. Sto qui in attesa dello spot. Vedo un servizio un po' cruento. Da fare invidia a Dario Argento. Capisco c'è un notiziario che mi schiavilla del con la versa. La massa è la massa cara. L'evoluzione procede. Ed è meraviglioso che l'evoluzione continui. The evolution proceeds and it's marvelous. And that the evolution continues to proceed.
Un po' delicata. Ho preso un'ora di pausa. Vieni a casa mia, ti mostro una cosa. Pensa che bello, la ricerca potrebbe chiudersi. Come chiudersi? Quanti anni è che ci conosciamo? 20. E dopo 20 anni tu mi chiedi come chiudersi? Io sento che c'è un altro modo di vedere, e non solo le stelle, ma tutto quello che c'è di interno e di esterno. Tu mi conosci. Io potrei essere chiuso in una biblioteca e passare informazioni a chiunque faccia delle ricerche e risparmiargli anche un sacco di tempo. Io ho fatto i miei calcoli, anche se non si potrebbero fare non conoscendo le leggi. Ma siccome so che c'è una legge non fisica ma reale che aiuta chi si dà da fare, beh, potrei anche farcela. Non diffidi più della magia. Già, non rompiamoci i coglioni. Conosco il metodo scientifico e so una cosa. Non può rispondere a tutto. E a me resta la voglia di sapere insoddisfatta. Mi manca il telescopio giusto per vedere dentro. Non serve il telescopio. Non c'è bisogno di telescopio. Basta guardare dentro. No. C'è bisogno di qualcosa che ti aiuti a guardare meglio, più in profondità. Se tu vieni qui la sera e guardi verso il cielo, se non ci sono delle nuvole, tu vedi qualcosa, ma non vedi quello che vedresti con un telescopio. È più profonda la vista ed è più fantastica la scena. E poi tu sei un sensitivo, non un veggente. Io ho bisogno che tu senta qualcosa per me. Guarda. Ecco, il ragazzo che ha fatto questi disegni dice di essere in contatto con un extraterrestre. Dice che comunicano telepaticamente attraverso seduta spiritica. Tu dovresti assaggiarlo per me e dirmi se è una cosa seria oppure no. Orrore al TG. Perché? Non puoi farlo da solo. Io posso verificare il senso delle risposte, magari confrontarle con le profezie di Nostradamus, ma chi mi dice che di là non ci sia qualcuno che mi dà le risposte che vorrei sentirmi dire? E dopo? E dopo potrò fare la domanda sul grande...
su Grande Monaca. Io non ci credo che siamo un piccolo pallino che viaggia senza scopo nell'universo. Io penso che siamo due piccoli pallini. Se avrò risposto alla mia domanda, io credo che potrò cominciare a guardare questa creazione soddisfatto a posto. Perché adesso non lo so. Non mi fa un rotondo. E quando sarai rotondo? E quando sarò rotondo avrò pane per i miei denti. Grazie, scusate. E che posso distringe a cercare il tuo viso? Ogni giorno non so cosa vuoi. Lo voglio conoscere. Bella. Testardo come un mulo. E chi lo dice? È il momento di rodeare però. Di rodeare, momento bene, momento così. C'è una strana atmosfera tornando verso casa, che siamo appena andati a far la spesa. Vorrei tu potessi comprendere quanto per me sei preziosa. Ah, ah. Mi piace quando guardo nei tuoi occhi, mi piace la maniera in cui mi tocchi, e tutto il tuo corpo mi sembra che il sesso trionfi e trabocchi. E 1, 2, 3, corro a farmi un bel bidet. 4, 5, 6, se ne sono andati i miei. 7, 8, 9, stasera che piove su tromba. In questo amore che è a prova di bomba. A prova di bomba.